Danni per oltre 15 milioni tra aziende e privati soltanto per i primi interventi urgentissimi di messa in sicurezza servono circa 800.000 euro. È questo il primo drammatico bilancio dei danni stilato da Confagricoltura per l'ondata di maltempo che lo scorso fine settimana ha colpito il territorio provinciale aretino. La Valdichiana, ha dichiarato Antonio Tonioni, presidente di Confagricoltura Ortofrutta, è stata tutta investita da una tempesta che ha scaricato al suolo 200 mm d'acqua in 3 ore. La situazione varia da zona a zona con una variabilità che va dal 50 al 100% dei danni. Sono stati colpiti ortaggi, frutteti, campi di girasole ed altre colture seminative. Molte aziende hanno perso l'intera produzione. Nulla, conclude Tonioni, è stato risparmiato. Per questo motivo Confagricoltura ha ufficializzato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, un percorso che sarà adesso avviato dalla Regione Toscana. Ci sarà da richiedere la calamità naturale, ovviamente i danni anche lì sono molto ingenti, seguono un percorso parallelo ma per conto proprio. C'è stata una richiesta di vedere se è possibile attivare una misura di garanzia fidi per poter dare comunque una risposta immediata anche a quelle aziende. La Regione Toscana inoltre ha già inviato al Governo la richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Stando ad una prima stima, i danni nell'Aretino per il maltempo supererebbero i 30 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di urgenze. Sulla somma urgenza noi lunedì, in modo da farle partire subito, in modo che gli enti, i comuni, le associazioni, i consorzi, la provincia, possano, il genio civile, possano far partire subito questi lavori, noi porteremo in giunta lunedì la delibera con cui finanziamo. 71 infine le imprese del territorio aretino colpite dal maltempo per 3.514.000 euro di danni. Questi i dati della Camera di Commercio che ha raccolto le prime stime azienda per azienda attraverso le associazioni di categoria. Un evento, quello di sabato scorso, veramente straordinario, ma veramente, voglio dire, calamitoso, veramente portatore di danni per alcuni comparti importanti. Noi abbiamo in particolare monitorato le imprese commerciali, le imprese del terziario, le imprese artigianali e le imprese industriali e abbiamo visto veramente come questo danno sia particolarmente diffuso. Importante, come dicevamo prima, la tempestività del percorso che noi andiamo ad avviare anche per consentire a tutte queste aziende di poter ripartire al meglio dopo la pausa estiva.